Il mio consiglio ufficiale è: investite tempo e non denaro. Tempo per capire che cos'è Bitcoin e non denaro. Poi in realtà le persone sono diverse, cioè ci sono persone che hanno più tempo che denaro e persone che hanno più denaro che tempo. Lui è Marco Amadori, l'uomo che tentò di distruggere la blockchain. Non è un titolo clickbait, è la verità. Marco oggi è uno dei primi bitcoiner in Italia. Ha fondato la Bitcoin Valley a Rovereto, città in cui è possibile vivere pagando bene i servizi in bitcoin, è un informatico, un divulgatore e il primo imprenditore italiano ad aver fondato 3 aziende con capitale sociale versato in bitcoin. Prima di innamorarsene però, tentò in tutti i modi di distruggerlo. Vi è mai capitato di studiare così intensamente qualcosa da innamorarvene perdutamente? Quando ha scoperto che era impossibile distruggerla, Marco è completamente impazzito per questa rivoluzionaria tecnologia. Per lui, Bitcoin ora rappresenta tutta la sua vita. Oggi gira l'Italia per raccontare e divulgare la blockchain, sviluppa servizi per portare il Trentino all'avanguardia su questo settore e aiuta le persone a migliorare la loro vita sfruttando queste opportunità. E lei ce l'ha una novità pazzesca. Bitcoin Valley Spirits. Cioè, quindi mi stavi dicendo che ci sono degli sviluppatori che ti hanno abbandonato perché li pagavi in Bitcoin e quindi hanno guadagnato così tanto che hanno detto basta, ti lascio. E mi sa che loro non avevano la tua stessa passione allora. No, hanno passione, però giustamente adesso stanno con la morosa e fanno i cazzi loro. Cioè. Marco non ha letteralmente un euro, ma non è povero. Vive infatti la sua vita imprenditoriale privata pagando e detenendo solo Bitcoin. Bitcoin è puro. Bitcoin è rivoluzione. È una battaglia contro il sistema che riguarda tutti noi. Dietro l'aspetto speculativo e finanziario si nasconde infatti il coraggio di cercare la libertà. Ciao a tutti ragazzi, sono qui con Marco, una delle persone più interessanti, devo dire, che ho conosciuto negli ultimi tempi, forse una delle più interessanti che porto anche sul canale, perché sei colui che ha creato la Bitcoin Valley qui a Rovereto. Tra l'altro ne ho fatto un video, ragazzi, ve lo lascio sotto in descrizione, qui vi spiego che cos'è. Praticamente è una città dove esiste la possibilità di pagare in Bitcoin bene e servizi, piadine, ristoranti, puoi prendere la patente in Bitcoin, e tutto è nato da una tua idea. E soprattutto la cosa più interessante che mi hai detto al telefono è che tu hai fondato una società, il primo in Italia, in Bitcoin. Qualche anno fa abbiamo fondato 2 società in Bitcoin. In realtà non siamo i primissimi ad averla fatta usando Bitcoin. La prima è stata Bitbot, anzi non Bitbot, una di Thomas Bertani, in veronese, che però l'aveva fatta versando i Bitcoin su un exchange e dopo facendo il versamento dall'exchange, per cui era in euro. Noi l'abbiamo fatta direttamente con il capitale in Bitcoin, per cui sì, siamo i primi ad averla fatta veramente in Bitcoin dal divano. Col telefonino. I soci hanno versato la quota di fondazione, alcuni proprio dal divano con il loro wallet Bitcoin. Spettacolare. Sì. E tra l'altro una di queste 2 società è la migliore del gruppo, quella che non ha fatto nulla, è brutto da dire agli imprenditori, però io l'avevo detto anche in 2016, ragazzi, facciamo questa società per modificare la realtà, non come investimento. L'investimento migliore per i prossimi, al tempo dicevo 20 anni, adesso dico 15-20, è comprare Bitcoin. Non c'è nulla che batterà a comprare Bitcoin. Tanto sai che vestito... Ma qua sono investito per l'occasione, sono in Bitcoin Total Look di Satoshi Design. Questa è la versione 0 che nessuno potrà comprare, forse potrete comprare la versione 1, che è la giacca per il bitcoiner che fa viaggi, per cui una giacca elegante, costosissima, che però puoi mettere nello zaino anche questa tuta elegante, però che puoi spiegazzare. Poi c'è, notiamo la fashion, c'è l'inizio della mail di Satoshi Nakamoto
anche qua sulla giacca, dove nel 2008 presentava il paper, il PDF con Bitcoin. Senti Marco, allora una delle domande che io ti voglio fare è: come ti è venuta la passione per Bitcoin? Perché tu me l'hai raccontata, sei un ricercatore, tra l'altro è una storia incredibile in cui all'inizio volevi anche scoprire come fare per romperlo, per sì, ricercare la tecnologia di Bitcoin. Era bravo informatico. Esattamente. Sì, io è una cosa che non consiglio di fare, in realtà consigliando di fare. Cioè, quello che ho fatto io è per i primi 2 anni capire: no, questo Bitcoin non può stare in piedi, è troppo bello per essere vero, quindi c'è un buco, c'è un bug e lo troverò e dimostrerò a tutto il mondo che ho spaccato Bitcoin. Ovviamente per 2 anni mi sono scontrato e non ho trovato nessun buco, anzi era una serie di eureka, dico: ma cazzo, questo è geniale, grande Satoshi, ma questa è un'idea fantastica. Per cui dopo 2 anni ho detto: ma forse potrebbe essere il caso di comprarne qualcuno, mi sembra abbastanza solida come idea. No, il motivo per cui diciamo l'ho studiato, mi è sempre interessato all'informatica e diciamo ero già interessato ai sistemi distribuiti, sistemi... Non ero mai stato interessato alla moneta o alla finanza, cioè sempre il mio interesse era puramente tecnologico, forse anche per quello ho fatto quell'errore di non comprare Bitcoin ma studiarli per 2 anni prima. Però errore, fino a un certo punto forse non sarei qui se li avessi comprati senza farmi domande, no? E in realtà mi sono interessato a Bitcoin per fare un TEDx, cioè per fare un evento pubblico, uno speech pubblico. In realtà parlavo di open source, open data, e Bitcoin era carino perché era la ciliegina sulla torta. Pensate per cosa mi interessava Bitcoin: perché era un software open source dove le transazioni erano open data. Quello era il mio interesse iniziale per Bitcoin. E poi da lì è partito tutto un mondo. E da lì mi sono emozionato. Sì. Tra l'altro il progetto della Bitcoin Valley io credo sia uno dei più ambiziosi anche in Italia, perché comunque siamo in un paese tendenzialmente vecchio, che non ha voglia, mai di approfondire, invece tu ti sei messo in gioco in questo modo e tra l'altro anche funzionando, perché io mi ricordo quando sono venuto qua ho fatto delle interviste ai locali, alle persone che hanno deciso di seguire il tuo consiglio, mi hanno proprio detto: io mi sono fidato dei ragazzi che me l'hanno proposto, e poi ho capito che funziona, addirittura ci posso anche guadagnare, perché mi raccontava la signora della pianineria che le sue pianine praticamente sono quintuplicate, sì, guadagni, esatto, nel corso del tempo, perché Bitcoin è schizzato in alto. E cioè, qual è stato lo switch che c'è stato, che poi mi hai anche raccontato al telefono? Sì, no, in realtà stavo preparando un seminario per questo centro di ricerca ed è nato, come dici tu, proprio per gioco. Cioè ho chiesto al proprietario della pizzeria che era vicino al centro di ricerca, a Povo, l'FBK, facciamoli pubblicità, pizzeria Oro Stube, il primo locale in Trentino che accetta Bitcoin dal 2014, e tra l'altro una pizza fantastica, buonissima, e gli ho chiesto: ascolta, sto facendo questo seminario interno, perché devo fare un seminario per le unità di ricerca, per cui una cosa super interna, niente di pubblico, e sui Bitcoin, ti va di provare a metterci anche una parte pratica? Cioè mettiamo che ti do un sistema sul cellulare per accettare Bitcoin, a te arrivano euro, gli avevo fatto anche la conversione proprio per la prima prova, proprio per vedere, ero curioso io, vediamo come funziona questa cosa. E lui ha detto sì, proviamo. Da lì è partito un articolo di giornale, perché era un posto comunque vicino e interessante per, diciamo, le dinamiche di ricerca, cose così. È stato imitato subito da 2 locali di Rovereto che hanno chiesto a un amico comune mio: ma ce lo può dare anche questo qua, lo conosci questo Marco Amadori, lo conosci, ci può dare anche a lui, anche a noi il servizio? Ho detto ma certo. E dopo però basta, volevo, cioè era una sperimentazione che doveva finire lì. Vuole che finisse lì, finisse lì. È esploso. E poi, esatto, sono arrivate ulteriori richieste. Nel frattempo cosa è successo? È cambiata la politica in Trentino, che sembrava una brutta notizia perché aveva tolto fondi alla ricerca, ed è stata una brutta notizia in effetti, fondi alla ricerca per destinarli a cose più prosaiche, diciamo, per cui il mio centro di ricerca si è trovato in difficoltà, anche se questo seminario che poi avevo fatto a ottobre 2014 era stato di successo relativo, cioè i seminari interni sono cose dove ci sono 30-40 persone, se va bene, ce n'erano più di 150 con gente da fuori che era venuta a sentire parlare di Bitcoin, no? E per cui c'era entusiasmo, si vociferava addirittura di fare un'unità di ricerca dedicata a Bitcoin. Questo sarebbe stato 9 mesi prima dell'MIT,
Se fosse accaduto, probabilmente l'Italia avrebbe avuto l'eccellenza accademica nel campo della ricerca Bitcoin mondiale. Ce la siamo perduta, però per fortuna e sfortuna mia, questo mi ha dato la voglia di continuare a fare ricerca su Bitcoin anche senza i fondi pubblici, per cui ho creato una startup con amici, diciamo, i professionisti di lunga data e un po' il mio all-star team, diciamo. E siamo partiti facendo inizialmente sistemi di pagamento e dopo ci siamo messi a fare software sopra Bitcoin. Qual è stata la reazione della gente? Cioè, quando tu hai iniziato a parlare di Bitcoin, tra l'altro stiamo parlando di anni in cui non era così famoso. Non era assolutamente per nulla famoso. Per farti capire, qui a Rovereto, dopo i primi locali che accettavano Bitcoin, che era tutta gente che mi conosceva direttamente o indirettamente, e alcuni di questi avevano stampato e distribuito alla gente il mio PDF divulgativo che avevo fatto da ricercatore, perché non c'era nessun giornale che ancora aveva scritto Bitcoin, no? Certo. Per cui ad alcuni di questi commercianti, quando qualcuno ha finalmente visto sul Sole 24 Ore 2 anni dopo Bitcoin, ha detto: ah, la moneta che hai inventato tu, dicendole al commerciante, no? Pensavano che, no, guarda, le cose sono un po' diverse. Per cui sì, inizialmente era solo per la sperimentazione. Io avevo detto: guardate, sto facendo questo seminario divulgativo, se vi va di partecipare, partecipate a un test scientifico. Non l'avevo data come investimento, diventerete ricchi. Certo. No, proprio era puramente speculativo, nel senso, vediamo come funzionano le cose. Era proprio curiosità. E quelli che hanno partecipato all'inizio l'hanno fatto con curiosità. Alcuni di questi convertivano e tenevano la conversione in euro, per cui alcuni di questi non sono così contenti di come è andata i primi anni. Altri invece, che dopo un paio di mesi mi hanno chiesto: ma ascolta, ma ho capito che mi arrivano euro, ma posso tenermi anche i bitcoin? E dico: certo che puoi tenerti anche i bitcoin. Quelli sono quelli più contenti, ovviamente. Certo. I commercianti che hanno tenuto bitcoin e non li hanno convertiti in euro sono i più felici. Hai fondato, quindi mi dicevi, più società addirittura in Bitcoin, perché tra l'altro Bitcoin possiamo dire che ti ha stravolto la vita. Sì, no? Completamente. Perché tu eri un ricercatore di robotica. No, è Web of Data, diciamo la visione del web come un database. Hai avuto questo switch e adesso hai creato queste società con capitale sociale in Bitcoin. Sì. Come vai dal commercialista, cioè com'è che funziona per la gestione di tutta questa roba? In realtà non vado dal commercialista, perché il commercialista è venuto da noi, nel senso, il nostro commercialista è un rapporto d'amicizia che abbiamo da anni. Eravamo con Capaccioli, ad esempio, eravamo nei primi anni di... Ma quindi anche le tasse le pagate in Bitcoin? No, purtroppo vanno pagate con bollettini in euro le tasse. Ah, questa è una cosa che abbiamo chiesto a un gruppo di parlamentari che sono venuti in Bitcoin Valley a trovarci. Cosa potremmo fare per aiutare Bitcoin in Italia? La prima risposta è stata: non fate niente. Che la cosa migliore è non fare assolutamente niente, ma visto che non potete, fate ad esempio questa. Però non è ancora passata. Cioè, sì, pagare sarebbe bellissimo, si potesse pagare le tasse in Italia in Bitcoin. Cioè, sarebbe rivoluzionario anche per l'Italia stessa. E il resto della fiscalità comunque è sempre gestita in Bitcoin, oppure ogni volta dovete fare una conversione in euro? Cioè, no, per esempio, tutta la fiscalità ovviamente deve essere denominata in euro. Okay. Il Bitcoin è semplicemente un sistema che per ricevere pagamenti, se sei un commerciante, puoi mantenere come riserva di valore, però tu devi denominarlo sempre in euro, per cui dipende da che uso ne fai, o è il prezzo istantaneo nel caso dei pagamenti, oppure sono cose più complicate che però non posso dirlo, perché non è che c'è una soluzione unica per le aziende, bisogna vedere che tipo di azienda e come. Però una cosa che posso dire è sì che forse anche sull'eco di quello che ha fatto Elon Musk, cominciano adesso tra i nostri clienti ad esserci aziende che vogliono mettere il capitale sociale in Bitcoin, anche perché, come dicevo prima, noi l'abbiamo fatto così anche per scherzo e i risultati sono incredibili. Cioè. Certo, cioè, e quindi è una cosa che consigli? Magari allora, qua è un casino, è difficile. Allora, perché il mio consiglio ufficiale, secondo me ci sono delle leggi, il mio consiglio ufficiale è: investite tempo e non denaro. Tempo per capire che cos'è Bitcoin e non denaro. Poi in realtà le persone sono diverse, cioè ci sono persone che hanno più tempo che denaro e persone che hanno più denaro che ha tempo, per cui usate la risorsa che avete più chip per voi. Se siete giovani probabilmente avete più tempo, per cui studiate Bitcoin, magari vi farete una carriera.
se siete più anzianotti, magari avete meno tempo, avete più denaro, metteteci un chip. Comunque non è quello che ho fatto io, questa è la mia predica buona, ma essendo come un prete, io predico bene ma razzolo male. Io ho investito tutti i miei risparmi e tutta la mia carriera, ma non è quello che consiglio di fare a voi, ovviamente. Un po' filo aggressivo, diciamo. Sì, un po' filo aggressivo. Comunque, se tornassi indietro, direi al mio io del passato: non basta che investi tutti i tuoi averi e tutta la carriera, devi fare debiti. Ma non lo consiglio assolutamente. Non sono consigli finanziari. Non sono consigli finanziari, sono storie di pazzia passata. Infatti, la mia prossima domanda era proprio questa: nella tua vita privata, nella tua quotidianità, tu vivi in Bitcoin? Cioè, io mi immagino, vai fuori a cena, beh, qui si può pagare in Bitcoin, sì. Noi oggi abbiamo fatto pranzo, ho pagato in Bitcoin, certo. Però il re, cioè, quando vai in giro per l'Italia, come fai? Come per il mondo, non so, converti in euro, cioè, non so, come... Ah, beh, lì ci sono, una volta era più difficile, dovevi convertirti verso un exchange, una parte di Bitcoin in euro, per le spesucce dove non si potevano pagare direttamente i Bitcoin. Però adesso in realtà ci sono così tanti sistemi intermediati, non diretti. Ad esempio, ci sono carte di credito denominate in Bitcoin, o dove tu puoi fare passaggi di liquidità in Bitcoin. Per cui, diciamo, il problema per il cittadino è sempre più facile usare Bitcoin. Cioè, il succo è che più il tempo passa, più Bitcoin diventa banale e, se vuoi, anche noioso. Fra 20 anni Bitcoin sarà di una noia mortale. Ma fra 20 anni però. Tra l'altro, una delle cose, magari delle critiche che ti possono fare è: cavolo, però il Bitcoin non va speso, andrebbe tenuto, perché comunque è una riserva di valore, potrebbe aumentare di prezzo. Corretto. Tu la pensi così? No, sì, ma è giusto. Però chi fa questo pensiero si ferma a metà. Se tu fai questo pensiero e credi veramente in questo pensiero, non dovresti avere più euro. Per cui, perché paghi in Bitcoin? Perché hai solo Bitcoin. Certo. Però purtroppo so che invece questo è un problema psicologico, per cui in futuro, l'annuncio da un po' è questa cosa, però in futuro, fra 2 mesi, fra 2 anni, non so, vediamo quanto abbiamo voglia di farla, l'idea è di aggiungere una funzione che adesso il codename è ericompro, cioè tu hai il tuo wallet Bitcoin, dove hai anche una liquidità nei tuoi euro che ti piace tenere, che vuoi spendere gli euro, no? Per cui dove, ad esempio, vieni alla Bitcoin Valley, c'è la piadina con lo sconto del 10% o il bar che ti fa il 22%, ma non vuoi spendere Bitcoin, allora spendi euro. Pagando in Bitcoin, tu paghi una certa cifra in Bitcoin, ottieni lo sconto e ti ricompra dagli euro i tuoi Bitcoin, per cui tu non spendi la tua riserva di valore, ma spendi gli euro. Mi rendo conto che questa cosa sarebbe utile quando l'ho raccontata in giro ad alcuni Bitcoin, è fantastico, la voglio, ma ti rendi conto che se la vuoi non ne hai bisogno? Perché se la vuoi vuol dire che pensi che Bitcoin crescerà, e se pensi che Bitcoin crescerà non dovresti avere euro, per cui spendi Bitcoin perché non hai altro che Bitcoin. Però capisco che ci voglia un po' di fatica per arrivare a questa conclusione, per cui probabilmente faremo questa applicazione psicologica che si chiama ericompro, un wallet che ti fa spendere i tuoi euro pagando in Bitcoin. Infatti qui in questo luogo dove siamo, abbiamo fatto la battuta con Marco, che adesso mi sta riprendendo, è dietro la camera, che ringrazio. Noi prima siamo abituati di solito in giro a vedere i compro oro, no? Invece qua c'è il compro euro, cioè qui voi potete vendere i vostri euro per Bitcoin. L'idea in realtà sei stato uno dei primi, tra l'altro. Perdonami. Sì, è chiaramente un gioco di parole che vuol prendere in giro il nome compro oro. Qualcuno lo scambia, ma sono entrato un paio di signore agli anni, ma volevo vendere oro, non ha letto bene, compro euro, non è compro. C'è l'oro digitale al massimo. Esatto, però l'idea che ci ispirava era la stessa, cioè tu perché vai in un compro oro? Perché vai a portare qualcosa che aveva valore un tempo per ottenere qualcosa di più moderno. La stessa cosa da noi, vieni a portare qualcosa che aveva valore un tempo, l'euro, per avere qualcosa di più moderno. Per cui è simile da quel punto di vista. Dopo sia un gioco di parole un po' aggressivo, ma inizialmente, se non ci fosse stato il Covid, avremmo voluto farla molto più aggressiva. Il Covid ci ha bloccato perché? Perché l'idea iniziale del compro euro era di avere un bancone dove la gente era vestita in, diciamo, in tenuta, in tuta anti-radiazioni, anti-rischio biologico, e i tuoi euro li avrebbero presi con una morsa di ferro e bruciati.
in realtà non li bruciavano, ma venivano inseriti in un bancomat che li controllava, cioè in un sistema che li controllava, però un video che ti faceva vedere che venivano disintegrati. Cavolo. Non l'abbiamo fatto perché dopo è arrivato il Covid, dico, forse la potrebbero capirla male, non vogliamo fare gli sciacalli, cose del genere. Infatti non abbiamo fatto neanche le mascherine a tema. Nulla. Per evitare. Però sì, l'idea iniziale pre-Covid era di fare i compro euro così, cioè di fare un posto dove tu devi avere paura degli euro, perché in effetti portano patogeni. Il Bitcoin è a distanza, è molto più a distanza che il bancomat. Il bancomat spesso ti danno un PIN, un oggetto dove scrivere il PIN e lo fanno tutti. Il Bitcoin è proprio a distanza, tu commerciante mi fai vedere un QR code, io che sto a distanza inquadro il QR code, non c'è nessuno scambio di materia tra di noi, c'è uno scambio virtuale di soldi, basta. Sì, tra l'altro infatti è una cosa anche velocissima, io oggi l'ho fatto e il pagamento è immediato, cioè è una roba, è velocissima. Perché qui abbiamo Bitcoin Valley quasi dappertutto, non abbiamo dato ancora a tutti i commercianti, abbiamo dato il sistema Lightning Network tra l'altro, per cui puoi avere commissioni bassissime sui pagamenti, è ottimo per piadine, ma anche il tabacchino, l'edicola, Lightning Network e anche qualche bar, appunto perché se vendono un caffè. Adesso le fee sono basse su Bitcoin, ma ci sono periodi in cui le fee possono essere impegnative, cioè non puoi pagare un caffè un euro e la fee da 20. Certo. Invece se paghi, soprattutto se sei connesso con il nodo Lightning Network Bitcoin Valley, paghi un satoshi di fee, per cui che è meno di una vecchia lira, cioè. Certo. Che probabilmente costa forse anche meno di un bancomat, no? Di fare assolutamente, fare con la carta. Certo. Tra l'altro una delle mie domande, entrando un po' nella tua vita per conoscerti anche meglio, no? La tua famiglia, i tuoi amici, quelli, le persone intorno a te, come l'hanno presa quando hai iniziato a dire ok, adesso all in su Bitcoin? Ti hanno detto sei un pazzo oppure ti hanno sostenuto? Allora, due miei amici più cari sono stati il mio fallimento peggiore. Perché ovviamente la prima, quando l'ho scoperto, ne ho parlato con gli amici più stretti e lì è stato un dramma. Purtroppo questi, dopo sono riuscito a fargli comprare Bitcoin, però è gente che ha venduto tutti i suoi Bitcoin a 600 euro, guadagnandoci tantissimo, però li ha venduti tanti anni fa. Per cui lì mi hanno insegnato come non vendere Bitcoin. Invece stranamente con la mia famiglia è andata bene, cioè nel senso mio padre... quando ha capito che anche i soldi per i miei figli li volevo in Bitcoin, ha capito che non era una sciocchezza. Dice, se mio figlio per i suoi figli vuole Bitcoin, deve essere una cosa sensata. E allora ha cominciato anche lui a comprare Bitcoin e tuttora li compra. Infatti adesso chiedono a mio padre, no? Qualcuno gli dice, ma tu sei fortunato perché tuo figlio era Marco. E mio padre gli risponde, io tuttora compro Bitcoin ogni mese. Perché non lo fai? Adesso, non 5 anni fa, adesso. Domanda infatti che si collega proprio a questo che hai appena detto. Tutti dicono ma adesso ormai è troppo tardi, è finita. Lo dicevano anche nel 2012. Non può essere finita, vi dirò quando è finita. Quando vedrete Bitcoin in più del 98% delle bilanci aziendali, nel più del 98% delle banche centrali mondiali, non sarà finita, ma sarà così lenta che Bitcoin sarà diventato noioso, simile all'oro, simile a qualcosa di prezioso del genere. Però mancano almeno 15-20 anni, per cui se volete quello che è successo fino ad oggi è la preistoria di Bitcoin. Adesso inizia la storia. Marco, sei una persona incredibile, devo dire la verità, e ora ti voglio fare una domanda a cui faccio a tutte le persone che incontro, perché il mio è un canale che parla di libertà finanziaria, sì. E forse Bitcoin è proprio il simbolo della libertà finanziaria. E oltre i sogni, per te la libertà finanziaria? Ah, wow. In realtà questa sono sempre perso in altre domande. La libertà finanziaria è non avere tu che con la forza mi porti via il frutto delle fatiche di una vita. Questa potrebbe essere la libertà finanziaria. O evitare che non è solo il governo il nostro nemico, potrebbe essere anche una moglie dalla quale ci separiamo, non è il mio caso, non stavo parlando di vita vissuta, oppure semplicemente è la libertà di fare un lavoro non perché devi ma perché ti piace. Forse la più importante è questa, non tanto il fatto che gli altri non ti possano portare via o che tu sei responsabile del tuo denaro per cui sei adulto. I Bitcoin sono i soldi degli adulti, devi essere maggiorenne. Se sei ancora un po' infantile è meglio che hai qualcuno che è responsabile per i tuoi soldi, con tutti i vantaggi e gli svantaggi. Ci sono solo 10 tipi di persone, è la frase finale questa, no? Ci sono quelli che hanno comprato Bitcoin e quelli che compreranno Bitcoin. Bellissimo.